Ecco, oggi amici siamo qui per provare la Mustang EcoBoost 2016. Sta arrivando. Scorsa puntata abbiamo provato la Nissan Z 370. Ok, andiamo subito. Mustang 2016 EcoBoost. Guarda il dettaglio del... qua non si vede ora. Ah, perché adesso è acceso. C'ha la... il portabicchieri con la luce dentro. Questo è un po' plastichetta. Anche qui tipo è un po' plastichetta. Perché Mary Fisher ci dice che sta macchina è un po' tipo... è un monitor. Monitor. È un po' sgrassa, sì, nei a dettagli. Mary Fisher non piace. Un po' troppo cheap. Sì, dice. Però che... è molto più spaziosa che l'altra. Insomma. Poi guarda, anche questo lo... mi ricorda un po' la macchina. Il pedal shift. Adesso non vorrei che ho messo il modo... allora, se abbiamo normal, sport, da track, dove? È lì. Okay. Allora, lo mettiamo in sport. E non so se sport devo usare di nuovo questi shifter, che non mi piacciono tanto. Comunque, no, il cofano, guarda che bello. 20 metri di cofano. Ah, vabbè. Gli specchietti doppi, comodi. C'è anche un bel bello. Bel non monitor. È touch, sì. Sarà touch, sì. Ah, sì, anche touch. No. Mi telefoni, tic-tac, a posto, cancel. Bello. Di che anno è questo? 2016. Ah, 2016. Cioè, quindi nel 2016 ancora siamo cominciati così. Va tutto. Adesso, allora, amici, passiamo con il turbo, eh? Sì, passiamo. Vai. Questo è turbo? Siamo allo sport. Specchietti bellini, piccolini. Sì. Questo come si fa a fare questo? E su. Strano perché ho... questo non so cos'è, questo... Beh. Questo cos'è l'antiscivolo? L'antiscivolo? Questo cos'è il giro al volante? Questo è il giro al volante. Gage. C'è abbastanza molta... Guarda, questo adesso l'hai messo, è quello manuale? No, non no? L'ho messo. Questa non so sommata paurosa, che il collo me lo sono ritrovato. Benzina gratis, dobbiamo ciucciare. Ah, è giusto, è giusto. Ho messo il modello Model Sport. Sì, però abbiamo anche... effettivamente ragioni Mary per quanto riguarda questo front un po' cheap. Beh, ma guarda, è anche pelle, tutta pelle. Quindi siamo con tre diverse option, perché abbiamo anche da provare la Volkswagen. Se la vuoi sport, se la vuoi American o se la vuoi European. Se la vuoi giapponese, europeo. Però c'è, cioè, la Nissan è più sport. Questa è una via di mezzo e poi l'altra è più utilitaria, ma non troppo perché è un turbo. No, avanti. Avanti? Più avanti. Più avanti, sempre più avanti, Più avanti eravamo andati, dove c'era? Ah, eravamo andati più avanti. Non so dove eravamo andati. Forse qua. Molto bello. C'ha un sacco di bottoni. Sì, sì, proprio bottoni che si sprecano, bottoni ovunque, in ogni cosa, quante 50 bottoni. A me piacciono i bottoni. Per carità, anche a me piacciono i bottoni, ma in un numero che se stai guidando, insomma, fai anche a tempo a vederli. No. Perché immaginati, mentre stai guidando, che ti sei concentrato con tutti questi bottoni. Big bug. Perché poi calcola che per giunta... anche il touchscreen e oltretutto su tutti gli altri bottoni. Changing, c'è questo. E devo dire che questa ne ha pochi, perché vedi una che avevamo visto ne aveva tipo il doppio. Guarda, lì è rotto. Mary Fisher dice che ha le plastiche molto scrause. Sì. E quindi lì tipo è rotto, oppure lì si è scolorita. Sì. Questo stile qua fa un po' la macchina di mio nonno. Beh, però è pelle, vera pelle, vegani ovviamente.
non salirebbero mai su una Mustang. Vera pelle? Diciamo pelle. Pelle cinese. Sei cupella. Dietro è fatta così che c'è due devono essere, perché il terzo poverino non starebbe troppo male. E quei due sono incapsulati lì e non li muovi più. Mummificati lì in quei buchi. Che mi faceva un po' cagare, ora mi fa cagare. Ma guarda che bello, è bellissimo. A me piace. A me piace, ma è un po' cheap all'interno. Guarda, è una merda, ma proprio ve lo posso dire. Oh, ma... Ora mi sto anche messo qua. Se non stiamo attenti ci ritroviamo dentro la vetrina. Allora. È schiacciato. Cos'è sto suono? Perché mi sto pure alzando. Sto facendo di tutto. Allora, vale. Quindi, questo serve per... Sì. Bella. Già, voglio dire... A me piace. Una donna non la può guidare, sappiatelo, perché guarda dove sono, guarda dove c'è il volante. Guarda i specchietti, sembra la Lambo. Questo volante si potrà regolare ad un'altezza. Oh. Mi immagino di sì, ma non lo faccio. Ora sì, ci si può da qua. Vai, vai. È arrivato. Ma dai. Dai. Che merda! Ma cosa? Sono tutta così con questo volante. Questo sedile è una merda. Beh, perché è regolato male. No, lo pensa che l'ho messo su, l'ho alzato. Il volante bisogna metterlo giù. L'ho alzato. Abbiamo una giuria molto severa stasera. Sì. Questo piatto va a casa. Questa auto va a casa. Auto tirata. No. No. Per me è un no. N grande O. Ma allora l'altra è troppo piccola. L'altra è un po' meglio, ma non mi piace. Cioè, diciamo che non comprerei nessuna delle due. Ma perché te hai visto il Golf? No, non mi... ad esempio, guarda, ti devo dire che mi è piaciuta di più la Fiat. Ad esempio, se proprio devo scegliere una. Allora, sgaso di butto. Aspetta, Ora sgaso di butto e sto un po' addosso a uno. Cosa stai facendo? Ti ho messo lo Sport. Sgasone, madonna. Testa sbattuta ai sedili ogni volta che acceleri. Ma lì se vuoi la potenza o vuoi... Ah, la potenza la voglio anche, ma non così. Perché poi guarda, è più quando freni, Ma te non sei sportiva come sono io. Certo. Non sei sportiva come noi. Questa stava per vedere lei cosa era lo sport. Guarda che quando fai un incidente, guarda con quel cofano lì, non ti fai neanche un graffio. C'aveva anche i pad, ma non li abbiamo utilizzati il cambio sotto il volante. Quindi allora mode, certo. Abbiamo il mode che qua, allora c'è un mode con un casco, aiuto. Sarà magari quello sotto il volante. No, perché quello col casco sì, quello è sotto il volante. Lì però vedi, è già rotta la cosa, si è aperta il sedile. Sì, questa è nuova, non ti dico. 2016, diciamo che è bella quando è nuova, ma si rompe subito e si rovina subito. Perché questo, guarda il sedile, guarda, viene su, vedi, va. E poi fa sti rumori il sedile. Sì, no, il sedile, guarda, vedi, va giù su e giù. E quindi mettendolo su, perché io sono una femmina e sono pure bassa, appunto. Cioè, il sedile quanto è alto? Pensa quanto sono su, eppure sono tutta giù, quindi voglio dire, pensa se lo metti regolare. Non sei sportivo, si vede. Io non sei sportivo. Scomodissimo. Cosa c'ha? Tunnel alert. A device. Climate. Phone. Call. Questo per salvare il call. Questo è quello. Tic tac. Serious. Guarda, devo dire che questa cosa mi piace. Lo schermo è molto bello, questa funzione, perché non può essere tutta cacca, effettivamente. Questo è bello, ma ce ne faremo una ragione che non avremo quella. Vediamo il baule com'è. Dietro. Non so come si apre. L'esperta del baule. Esperto del baule. Baule, guarda, ci sono un sacco di roba.